Buongiorno a tutti, io tocco Biker. Siamo andati alla 40ª live. No, fate tante qua. Finiamo, ma fate tante. Come ogni martedì parliamo di manga. E continuiamo il discorso dell'altra volta. Parliamo di Go Nagai. Che appunto ho molte sue opere, quindi ho fatto in due parti. Oggi facciamo la seconda parte. Allora, prima di iniziare, come al solito, metto i link. Quindi, per sostenermi ancora, appunto, perché ancora non sono affiliato a Twitch, quindi potete acquistare il mio libro su Amazon, che sono, come dico sempre, sono 5 euro, quindi una sub mensile di Twitch, quindi non sono 5 euro, è un ebook, quindi sono formato digitale, niente cartaceo. Poi metto i link del canale YouTube, la pagina Facebook e la pagina Instagram. Ho pubblicato qualche giorno fa la prima live, finalmente sono riuscito a pubblicare sul canale YouTube, a pubblicare la prima live, la presentazione del canale, quindi cominciavo a parlare della storia di manga, parlavo insomma, andate a vedere, sono andate vista. Dopo che qui sul canale Twitch non c'è più, queste perse tutte, quindi dopo un po' di tempo vengono cancellate. Comunque pian piano ricarico tutte, adesso abbiamo avuto, come detto le volte scorse, dei problemi tecnici, quindi ho dovuto rifare l'audio e mettere a posto un po' la prima live. Adesso sto per finire anche la seconda, quindi da lì in poi dopo la terza in poi sono tutto a posto, quindi pian piano le pubblico tutte. E quindi poi troverete tutte sul canale YouTube. Soprattutto questa live qua che faccio, parlo di manga, ma soprattutto le live che faccio del giovedì che faccio su lezioni giapponesi, quindi voi potete recuperare tutte quelle che ho fatto fino ad ora, e il giorno prossimo riprenderò. Ah, dico una cosa, le prossime 2 settimane, cioè la settimana prossima e quella di là, le live verranno spostate, quindi quella del martedì al lunedì e quella del giovedì al venerdì. Dopo metterò, quindi per 2 settimane, da lunedì e venerdì, non martedì e giovedì, sempre alle 16. Che ho delle cose da fare, quindi non posso, per 2 settimane no, martedì e giovedì non posso fare, quindi farò lunedì e venerdì. Sono le prossime 2 settimane, dopo ritorniamo all'orario fisso sempre di martedì e giovedì. E comunque la prossima cosa la metterò appunto sulla pagina di Facebook, metterò tutti l'avviso che faccio, appunto, che cambio questi orari. Allora, iniziamo qui. Trasmissione diretta, adesso vediamo se controllate tutte le cose, se c'è un po' di ritardo, purtroppo. C'è sempre un po' di ritardo tra quello che sento io e quello che dovete sentire, sentite voi. Quindi qualche secondo, però è tanto. Allora, mettiamo la solita schermata con le immagini. Allora, aspetta. Prendiamo questo e mettiamo l'immagine qua, ecco, qua sì. Allora, vediamo cosa appare, l'immagine di fotografia di Go Nagai. Allora, per la biografia l'ho letta l'altra volta qui a live, quindi ancora è disponibile, potete andare a vedere sul canale, qui su Twitch, qua si trova. Quindi lo sto a rileggere tutta la biografia di Go Nagai e iniziamo subito a parlare, semmai ecco solo un attimo, più dati, proprio un attimo, giusto per, allora, un attimo che prendo la pagina Wikipedia, giusto per, allora c'è con la Gai, proprio un'introduzione. Kiyoshi Nagai, per un nome, noto come con la Gai, nato a Wajima il 6 settembre 1945, punto fumettista e scrittore giapponese. Considerato uno dei più importanti mangaka di sempre, è autore di opere che hanno segnato la storia moderna del fumetto e ha portato le importanti innovazioni del manga e anime giapponesi. Nel 68, con l'accoglimento dell'autismo dei manga destinati ai ragazzi con una scuola senza pudore, Aichi Gakuen, e nel 79 con l'introduzione dei mecha, i nomi ruolo guidati dai noti posti al loro interno, a partire dall'anime Mazinga Z. Quindi appunto l'introduzione proprio della pagina su Wikipedia. Quindi adesso iniziamo a parlare della seconda parte appunto delle sue opere.
Prendo apro schede, come al solito apro schede su Anaclick, che è questo portale, sito portale che c'è in Italia che parla proprio di manga, di anime, di fumetti giapponesi e in generale di Giappone, ma anche dell'animazione occidentale, europea e americana, soprattutto su quella giapponese. È un portale fatto molto bene, quindi ve lo consiglio. Dopo quando metterò le live su YouTube, metterò anche in descrizione, metterò anche il link a questo canale per chi non conosce, pertanto AnimeClick, fate AnimeClick.it a trovare. Allora, quindi, intanto iniziamo. Allora, il Leone Nero. Il Leone Nero, questa opera appunto di Kodagai, titolo originale Kuro no Shishi, Black Lion in inglese, è il casa editrice Kodansha, è uno shonen, avventura, fantascienza, guerra, storico, del 78, 4 volumi. Completato, hanno pubblicato da 001 edizioni, Ikai, sempre Ikai, casa editrice italiana. La trama, come ho detto, da quelle schede su AnimeClick, quindi in certi casi le trame sono un po' strette, non sono molto, come dire, molto esaustive. Allora, qui dice, la storia ambientata nel 1500, vede come protagonista un ninja di basso rango, Shishimaru. Shishimaru combatte contro i samurai immortali di Naidoma, responsabile dell'assassinio dei suoi compagni. E questa è la trama. Dopo che questo non c'è, questa è la trama. Vedete qua appunto la copertina, vedete i disegni, sono disegni anni 70, per fine 70, quindi. Questi visi molto, molto marcati, vedete queste immagini, questi sono copertina, di solito faccio vedere sempre solo copertina, perché se tu devi far vedere anche tutti i vari tavoli, infatti sarebbe un po' troppo lungo far vedere i tavoli di un fumetto, no? Soprattutto per autori che hanno molti fumetti. Dopo semmai quando farò, che parlerò di autori con magari un fumetto solo, potrei trovare magari anche qualche tavola, giusto per fare un po' meglio il disegno. Parlare anche più approfonditamente dello stile, dei vari stili di disegno che hanno gli autori. Comunque qui già dalla copertina si vede già un po' com'è lo stile, no? Di Kodagai, già visto qui alla live, com'è lo stile di Kodagai. Soprattutto appunto come tante volte parlo soltanto delle sue opere manga, che Kodagai appunto è famoso anche per le opere che ha fatto dopo come animazione, quindi sia mangaka sia autore di anime, quindi appunto molte delle sue opere sono state fatte qui a manga e poi sono diventate anime. Ma non parleremo qui soltanto delle opere manga. Allora, quindi questo è il Leone Nero. Altra opera. Questo qua. Allora, questo qua è Susano. Susano, anzi. Susano. Che allora, titolo di genere Susano. La casa editrice Kadokawa Shoten, è uno shonen anche questo, come tutti, la maggior parte, tutte le opere di Kodagai sono shonen, quindi sono per un pubblico appunto di giovani, di ragazzi. Dal 79 all'81, 6 volumi, la unità è inedito, infatti questa è la copertina originale, anzi credo che sia, sì, la copertina edizione originale, quindi da Kadokawa. Dovrebbe essere, sì, appunto da noi è inedito, non è mai uscito. Chissà se qualche casa editrice magari in futuro lo pubblicherà, visto che questi ultimi anni stanno pubblicando molte opere di autori degli anni 70, 80, quindi anche prima, precedenti, quindi stanno riscoprendo queste opere come detto altre volte. Allora, trama. La storia ruota attorno a Shingo Susa, studente al primo anno dei superiori, che viene invitato da Sayuri Shiroyuki, per cui è una corte dalle scuole medie, a entrare nel club del soprannaturale. Nel corso della serie, Susa comincia a sviluppare i poteri soprannaturali, che il prodigio Rei Uryu cerca di risvegliare per evocare Susano, al fine di distruggere l'umanità e stabilire un nuovo ordine mondiale. Susano sarebbe, per chi non sa, una divinità del panteo shintoista, appunto, della religione tradizionale giapponese. Adesso non mi ricordo in modo proprio preciso, adesso così a memoria, che divinità è, adesso guardo un attimo. Già, no.
Vediamo se c'è. Ecco, un po' la scheda Wikipedia che dice, perché adesso non mi ricordo proprio in modo preciso. Allora, Susanoo è uno dei principali cani del shintoismo, portato come il dio delle tempeste e degli uragani. La scena nascita viene narrata la prima parte dei Kojiki, che è il grande testo, un testo ufficiale del teatro giapponese che narra le origini del paese stesso, quindi è il testo proprio base della mitologia giapponese. Appunto, Susanoo, questo è il dio della tempesta, dio dei fulmini, dei uragani e tempeste. E quindi con la gara si è ispirata a questa attività shintoista per fare questo manga. Chiave molto, diciamo, moderna, quindi vedete queste le tipiche capigliature degli anni 70, 80, quindi sì, capelli sparati, questi qua settoni, si vedeva che era quell'epoca. Allora, vediamo un altro manga, ecco, questo è un altro manga, uno dei principali creati da Gonagai, che è Devilman Time Travelers, di cui c'è appunto Devilman Time Travelers, da Kodansha, sempre questo shonen, quindi c'è storico, genere storico, siamo costati, genere storico, è dell'81 volume, l'hanno pubblicato nella Divisual, casa editrice Italia Divisual. Allora, vediamo la trama un po', allora, bella corposa, vediamo. Cosa dice? Trama dal sito dell'editore ufficiale di Visual. Allora, sembra diviso in capitoli. Diviso in vari capitoli. Ma cosa dice? Allora, dice la tarda primavera viennese. A Kiev io finisco una pensione di Vienna del 1913, chiamati dalla presenza di un tema, perché ecco che è storico, perché è Time Travelers, quindi il viaggio del tempo. Quindi Devilman, però c'è il viaggio del tempo. Quindi dicevo, a chi arrivo finisco una pensione di Vienna nel 1913, chiamati dalla presenza di un demone. Mi riesco però ancora a identificare con precisione e hanno bisogno del suo, che sia guerra, manifestarsi. Mi fanno la conoscenza di Hans, uno specificato affarista, del giovane pittore Adolf, che lavora al suo servizio. I nostri due amici non possono ancora immaginare che quanto sta per accadere cambierà il XX secolo. La metà Adolf e quell'Adolf lì, avete capito? Poi, altro capitolo dice: processo infernale a Joan d'Arco. Joan d'Arco è una via francese sottoposta a processo nel quale la si può condannare a morte. La corte giudicante però nasconde un segreto che sarà a chi a svelare. Tutti questi sono tanti capitoli, quindi quest'opera racconta vari episodi storici visti in chiave un po' fantastica, con appunto un intervento di Devilman, quell'epoca lì. Poi c'è un altro capitolo, dice Nike di Samothracia, la Dea Guerriera. 200 a.C. a Kiev e Rio si ritrovano un nuovo malgrado coinvolti in una sanguinosa battaglia navale sulle acque dell'Egeo. Tuttavia qualcosa di molto strano accade e sembra legato alla misteriosa Dea Nike, che ripetutamente fa la sua apparizione per donare nuove armi ai combattenti. Poi un altro capitolo, il fascino sinistro della regina di Versailles. Paesaggi degni di Oscar per Achille Rio, questa volta la presenza demoniaca li ha attratti alla corte di Versailles, dove Maria Antonietta è combattuta riguardo alla sorte del suo popolo. Il suo conflitto interiore nasconde radici inaspettate. Poi l'ultimo capitolo è i demoni di Gita Bihon. Achille Rio sono ospiti della tribù dei cinghiali di Cavallo Pazzo, che si stanno preparando un incontro con il suo di trono seduto. Tra i due hanno scuole con sangue, ma di fronte al pericolo rappresentato dagli invasori americani, stanno pensando più via i loro sforzi. Quindi, appunto, come dicevo, sono tutti capitoli in un solo volume, con non c'è scritto quanto dovrebbe essere 1, 2, 3, 4, 5 capitoli, appunto, che usando appunto i personaggi di Devilman, racconta un po' alcuni episodi della storia mondiale, quindi appunto la fine del Novecento, quindi Joan d'Arco, insomma, l'antica Grecia, la Francia della Rivoluzione e l'Ottocento western, insomma, l'Ottocento americano.
come opera dovrebbe essere abbastanza interessante, in modo un po' insolito di vedere magari alcuni episodi storici. Deve essere interessante quell'opera, questa non la conoscevo. Allora, vediamo altra opera, magari. Ecco questa, perché purtroppo c'è una cooperativa, come dico sempre, è difficile trovare cooperative un po' grandi. Immagini cooperative grandi, allora, certe volte mi capitano delle cooperative un po' piccole da vedere, quindi, allora, questo è. Allora, questa è un'altra opera che in Italia dovrebbe essere inedita, Tetsu no Shoujo Jun. Al 10 giugno, infatti, questa è l'edita in Italia. Direttamente sarebbe Jun, la ragazza d'acciaio, perché Tetsu d'acciaio, quindi. E Shoujo, ragazza, quindi ragazza d'acciaio, guarda che titolo inglese. Iron Virgin, dice, è vergine d'acciaio, anzi di metallo, vergine d'acciaio, insomma, di ferro, insomma. Casa editrice, Vedosha, serie pubblica adulto, ambientazione, combattimento, commedia, ecchi, infatti sono un po', già da copertina, si vede che c'è un po' di ecchi. L'83, un volume completo, infatti in Italia inedito, non è mai uscito. La trama dice, il diciottesimo compleanno di Giulia viene fatto coincidere come tradizione di famiglia con il giorno in cui sceglierà il suo marito. Molte famiglie autoritarie si sono fatte avanti nella speranza di entrare a far parte della potente e influente dinastia Asuka, ma senza successo. Col suo servitore Kata al seguito, Jun fugge da quelle persone che la vogliono far sposare per forza. E quindi ci sarà combattimento e cose varie, insomma. Sto vedendo un po' i tavoli che ci sono qui sulla scheda Wikipedia. Wikipedia, scusa, sulla scheda di Matica. Quindi questo dovrebbe essere molto divertente, ma sono volume, però potrebbe essere. Forse per essere sviluppato un po' di più come storia. Allora, vediamo altra opera. Allora, vediamo qua. Se no, va avanti. Qua, questo, sono scelto la copertina più grande. Anche questo dovrebbe essere un'opera inedita. No? Questa copertina originale. No, scusate. Questa copertina italiana. Quindi, copertina fatta con video. C'è il pop. Allora, questa è God Mazinger. La fiducia è appunto quattro mazinghe, casa editrice originale è Shogakukan, che sono seinen, quindi è un po' più per adulti, come categoria. Sempre azione esci, fantasy, major, è 84, 4 volumi in questo caso, quindi una un po' più sviluppata come storia. Da un punto pubblicata c'è poco. Andiamo alla trama che dice. Allora, questa è la rivisitazione in chiave fantasy, del classico robotico omonimo per opera. Lo stesso con Agai, adolescente chiamato Kibino, è risucchiato in un mondo ancestrale in guerra contro le armate dei dinosauri dell'impero di Dragonia, chiamato dalla regina Aria del leggendario continente di Mu per controllare il colossale tiro di guerra Mazinger. È nota la sua edizione, allora il manga è stato più volte ristampato in patria e le seguenti edizioni a questo importo. L'84, 4 volumi da Shogakukan, l'86, 3 volumi da Kadokawa Shoten. 95 è volume unico deluxe edition di Shokugan no Shueisha e 98 due volumi di Daitosha. Lì ci sono state varie edizioni. Diciamo che appunto sta pubblicato da J-Pop 4 volumi. Adesso non so quando sta pubblicato, ma sarà abbastanza recentemente, perché J-Pop da tanti anni che c'è, quindi. Abbiamo detto che è l'originale 84, quindi. Insomma, due tavole, abbastanza belle. Sono dei tavoli, magari ha molte tavole, magari anche abbastanza luminose, certe tavole sono molto chiare come impostazione, come colore a parte che bianco e nero, cioè, però è molto bianco, ma sono certi fumetti magari sono più scuri, invece ci sono delle tavole che ci sono molti contrasti tra bianco e nero, molto più marcati. Vediamo un'altra opera. Questa è un'altra copertina piccola. Questo invece dovrebbe essere appunto inedito. Dai, perché infatti questa è la copertina originale. Ma questo è. Aspetta, la scheda. Questo è Jushin
Rigen. Riuscì. Rigen. Ah, Reichen, grazie, dovrebbe essere. O Iga, ma secondo me dovrebbe essere Reichen. Kadokawa. Sì, che dico, Kodansha. Cassettrice Kodansha. È un shonen. 89, due volumi. Anche dove sta pubblicato. Questa qua. Sta pubblicato qui in Italia. Da 001 Edizioni, Italy. Poi una copertina italiana non l'ho trovata. Questa copertina originale giapponese, quella italiana non l'ho trovata. Forse sembrava. È una trama, lo dice, nel 1990X, insomma, negli anni 90, a Kushiro, Hokkaido, compaiono tre corpi di dragonite che, mentre attaccano la città, risvegliano il malvagio drago, sigillato 200 anni fa da un guerriero sacro che portava tatuato il marchio di Riken, o Raiden, che non sia Raiden perché è scritto qua Y, quindi Raiden, pensando che il suo vecchio nemico sia ormai morto, Drago inizia a conquistare il mondo al comando di un esercito di bestie biomeccaniche. Tuttavia, gli incidenti di Raiden, inseriscendo il Ken Taiga, riesce a fuggire dalla catastrofe e in uno scatto di ira risveglia i suoi poteri sopiti, invocando l'armatura biomeccanica e trasformandosi in Kyushin Raiden. Quindi c'è questa componente. Quindi lo dice però. Questa solita componente un po' mecha meccanica, quindi misto tra fantasy, fantascienza e robotica. Yeah, questo è abbastanza interessante. Richiama un po' come idea, un po' l'armatura dei cavalieri, che sono poi i cavalieri dello zodiaco di Masami Kurumada. Umano che indossa un'armatura, quindi in questo caso è un'armatura biomeccanica, invece il cavaliere è un'armatura vera e propria. Questo sembra abbastanza interessante. Infatti un mecha, azzurro di mecha, quindi. Adesso vediamo che altro c'è. Questo è tutto. Tutte copertine piccole. Anche questa è edizione italiana, sempre da J-Pop. Questo è, vediamo la scheda, è Mazin Saga, c'è scritto che è Mazin Saga. Allora, il titolo originale è appunto Mazin Saga, Cassettrice Kodansha, è un seinen anche questo, è 96 volumi, infatti qui un'opera un po' più corposa. È stato pubblicato da Dynamite e anche da J-Pop, questa è l'edizione J-Pop. Allora, trama. Allora dice, Koji Kabuto è il figlio di un fisico di fama mondiale, morto in circostanze misteriose. Gli viene affidato un Mazinga Z, l'armatura di Dio, un'armatura di super materia Z o materia spirituale Z. Questo materiale può dare i poteri di un Dio o quelli di un diavolo, a seconda di chi ne fa uso. Quando Koji indossa l'armatura, riesce a controllarla, la cosa la sfocerà nella distruzione di Pianeta Terra. Trasferisce quindi su Marte per evitare interessi superstiti. Sembra una trama abbastanza, come dire, una parte interessante. Sembra, insomma, da leggere, insomma, come opera. Questo sempre, invece, è fantastico, insomma, è fantascienza, quindi che si fa appunto al figlio di Mazinga. Infatti il disegno, vedete qua il disegno, Mazinga, in una veste un po' diversa dal classico Mazinga. Allora, vediamo che vai avanti. Ecco, la tanti si blocca. Allora, questa invece dovrebbe essere un'opera che tra voi non c'è, non è venuta. Questa è parte della copertina originale. Allora, un attimo trovo la scheda. Mister Story, dovrebbe essere, sì. Mister Story. L'originale è Mister Story, quindi è scritto sia in inglese che in
in inglese che in giapponese. Kase dice Chokon Shinsha, è uno shonen, quindi Ogo Mystery è una raccolta. E 91 volume sono 7 capitoli. Infatti a lui è inedito, è uscito. Trama, quindi c'è niente trama, c'è solo una raccolta di storie brevi a tema horror. Basta. E cosa dice? Diamo 4 di tag. Maledizione, bullismo, alieni, morte, persona, fantasmi, spiriti, androidi. Magia di sangue, penso, un horror. Quindi una raccolta di racconti veri horror. Quindi per chi interessa, per chi piace l'horror, quindi potrebbe essere un'opera da leggere, da guardare, insomma. Chiama Kunagai e i maghi generali, magari legge qualcosa di horror, potrebbe essere una cosa interessante. Purtroppo lui non c'è, non è uscita, quindi c'è questo problema, però. Se fosse pubblicata anche a lui, sarebbe bello dargli una spicciata, una guardata. Io non sono un particolare fan dell'horror, però insomma, se è un horror un po' più, vuol dire un po' più fantastico, più misterioso, non quello proprio realistico, posso anche dargli una guardata, insomma, così, che si fa un po' a ispirare qualcosa, quel tipo di horror, sì. Altrimenti su un horror proprio tipo realistico, come certi film horror che sono usciti negli ultimi anni, ma quelli non mi piace. Se è realistico, tipo se è a chi di quello non mi piace. Ma se no, si fa magari a storie di mostri, di fantasmi, quelle cose lì, posso anche piacere in certe storie. Vediamo la trama, vediamo. Ecco, questa è una cosa che consiglio assolutamente. La Divina Commedia, scritta da Dante, però disegnata da Kunagai. Sono 3 volumi. È uscita, mi pare, 2 anni fa. Cioè, è uscita quando è uscita, però. Penso fa, però, dico, l'edizione italiana. Almeno l'ultima edizione è stata fatta, ormai, 4 anni fa. Ah, titolo originale, vabbè, Dante Shinkyoku. Quindi, Divina Commedia di Dante. Caso editrice Kodansha. Punto storia Dante Alighieri. E Kunagai, che c'è un po' romanzata sopra. Segni Kunagai. Segni, pubblica, avventura. Drammatico, horror, mistero, psicologico, spirituale, storico, c'è poi tutto. 94-95, tratto da poema, ma c'è scritto, infatti, c'è da cosa è tratto, da poema. 3 volumi, c'è anche il cofanetto, il cofanetto mi pare che l'ho trovato, non mi ricordo. Non mi ricordo se ho trovato il cofanetto, questo sono i 3 volumi senza cofanetto, non mi ricordo se c'era il cofanetto. Comunque, edito dalla Divisa, da J-Pop, questa è l'edizione J-Pop, 3 volumi. Allora, vabbè, la trama di Jacopo e Dante, secondo Kunagai, non c'è altro da dire. Insomma, la trama è quella. Certo, perché ha fatto scuola, tutti sanno cos'è la Jacopo. Comunque, adesso qua mi faccio vedere le tavole, però l'ho trovata molto molto bella. Perché raccontare la Divina Commedia per immagini, insomma, ci sono appunto le tavole in qualche edizione. Sono fatte bellissime tavole di quest'autore. Infatti ho detto da qualche parte che Kunagai si è ispirato anche ai tavoli di Gustavo Doré, quindi ho detto la volta scorsa sulla pagina di Wikipedia che parlava appunto di Kunagai che da giovane ha detto arriva come tavolo di Gustavo Doré, da lì so che poi si ispirazione anche per fare Devi, per Maudante, sono 2 opere appunto sue. E appunto l'ha usata anche per ispirarsi per fare questa di Kunagai che secondo me è molto interessante, molto bello da vedere, perché legge la Divina Commedia con delle illustrazioni, credo che sia una cosa fantastica se fatta bene. Credo che non ci sia una storia più horror fantastica che può essere la Divina Commedia. Purtroppo ancora non sono riuscito nessuno a fare qualcosa di valore proprio a livello artistico, a livello di opera cinematografica o televisiva, qualcosa. Non ho fatto niente, spero che qualcuno riuscirà magari a vegano, insomma, se fanno qualche Netflix, qualcuno riuscirà magari a fare un'opera, secondo me dovrebbe andare non un film, ma una serie TV fatta bene, ma deve essere veramente fatto bene. E per raccontare la Divina Commedia con dei episodi, quindi
qua storie di altri appunto che entrano in inferno, un creatore paradiso, insomma, ce n'è da raccontare. E questo qua credo che sia uno dei pochi, questa lì, di come dire, magari, ma è poche opere che sono riusciti a fare qualcuno a livello mondiale per raccontare in modo visivo la Divina Commedia. Quindi vi invito assolutamente chi non l'ha letta di recuperarla perché è assolutamente molto bella e interessante. E assolutamente da leggere, perché per chi ha letto, per chi ha amato, per chi ama ancora la Divina Commedia originale, secondo me questa opera qui dà qualcosa in più che appunto che ti fa vedere la Divina Commedia è bella leggere, che uno si immagina le cose del genere, però avere un'opera visiva, un'opera appunto disegnata e si ispira alla Divina Commedia, credo che sia qualcosa di veramente bello, interessante, quindi la consiglio assolutamente. Adesso mi ricordo quanto costa, non costa nemmeno tanto, perché vale ogni volume, non so se vale 5 euro, insomma. Che sui 5 euro a volumetto. In tutto deve essere su una quindicina di euro. La consiglio assolutamente. Un attimo che, come al solito, c'è sempre qualche problema su quanto computer, un attimo controllo. Funziona bene. Attimo, mi sa che si è incantato un po'. Allora, vediamo un po' che fa. Come funziona? E c'è questa roba. Allora. Un attimo. Buttiamo qua. È ballato. Non funziona va avanti con me. Fa così. Dopo il suo computer qua. Intanto si imballa. Allora, un po' cosa c'è. Poi uso Firefox come cosa, quindi web browser dove funziona abbastanza bene, no? Vabbè, dopo funziona, tanto va funziona. Qua trasmette, quindi deve funzionare. Allora, dato che metto a posto il microfono. Allora, qua, andiamo avanti, vediamo un po'. Sì, allora, un'altra opera. Allora, dopo la Divina Commedia c'è un'altra opera che vediamo un po'. Allora, dov'è? The Beard, vediamo un po'. Non compare. È comparsa? Non la vedo qua. Un attimo, non so se è comparso. No, ci c'è qua, i problemi, scusate, ma dicevo, un coso ce l'ho, quindi dovrebbe essere comparso. Vediamo un po'. Ah, sì, compare, sì. No, perché non lo vedevo su quell'altro computer, quindi pensavo che non funzionasse più il collegamento. Allora, dicevo, The Beard, quindi sarebbe un cielo. Titolo generale con The Beard, classificatrice Shueisha, è un seinen, combattimento, dentro 84, due volumi, da noi pubblicato da 001 Edizioni, quindi a Ikari. Allora, vediamo cosa dice. Allora, dice una nuova serie di Gonagai, due volumi, il giovane David Beard, ecco il nome della persona, quindi, viene trasformato mediante manipolazione genetica in un supersoldato, una bio weapon. Quindi un'arma biologica, dà potenziale superiore a quello di un'arma nucleare, e dotata di due ali corvine, e Beard, quindi con il Beard anche un cielo. È sottoposto a continui lavaggi di cervello dall'organizzazione che lo ha creato. David riesce a fuggire e inizia un viaggio alla ricerca di un mondo di pace e di amore, ovviamente diverso da quello in cui si trova a vivere. È decisivo nel suo percorso, si rivela incontro con la famiglia Lisa. Trama, editore, 001 Edizioni. La foto come opera, sa che è bella questa. Sono due volumi, quindi non è nemmeno tanto
tanto lunga, quindi. Vedete, spero. Si ispira un po' a Teddy, questa cosa con le ali, questo mostro, questo essere che deve combattere, quindi deve stare da parte del male, però cerca di ridersi, di scappare, di trovare pace, di fare una vita normale. Quindi c'è questa un po' ispirazione, questa un po' somiglianza un po' con Devilman. Mi siamo su quel filone lì. Vediamo la trova. Ecco, questa è Devil Lady, quindi una parte, la versione femminile di Devilman. Allora, vediamo, un attimo la scheda. Allora, dov'è? Devil Lady. Allora, vediamo un po'. Allora, tipo il titolo originale Devilman Lady, vabbè, Devil Lady, che sia una donna, Kodansha, la settrice Kodansha, con la Rai, animazione, ah, questo è fumetto, animazione qua, comunque fumetto, Seinen, drammatico e ecce, c'è un po' per passare la copertina. Ho consumato Splatter dal 97 al 2000, 17 volumi, completato qui anche in Italia, edito da T-Visual. Questa copertina di T-Visual, sì. Vediamo la trama. Cosa succederebbe se Devilman non fosse un uomo o una donna? Una vicenda che sembra partire da diverse premesse, ma che poco a poco diventa la saga dove confluiscono Devilman e Maudante. Jun Fudo è un insegnante giapponese. Sul mangano dotato di uno spaventoso segreto, può trasformarsi in una mostruosa Devil Lady. A coordinare le sue operazioni c'è l'enigmatica Ann Asuka, direttrice dell'organizzazione paramilitare segreta Human Alliance. Compito dell'organizzazione è combattere i Devil Beast, orribili creature che si risvegliano all'interno dei corpi di alcuni esseri umani, rendendo i demoni bramosi di soddisfare i propri istinti di morte e risoluzione. Quindi questa appunto Devilman in versione femminile. Sto vedendo le tavole delle copertine, le copertine sono molto belle. C'è le tavole del fumetto, però del manga, però c'è le copertine qui. Come sempre, con la Gai, un grande disegnatore. E questa è una storia che mi piace, mi ripeto sempre che è interessante, però è vero, tanto, forse è quello che si può dire. La storia è bella e merita di essere letta. Quindi secondo me è interessante. Allora, questo appunto è dal 2000, quindi molto abbastanza recente, quindi si vede anche l'evoluzione, anche se c'è sempre quel tratto tipico di Nagai, si vede l'evoluzione del disegno che è più moderno. Allora, vediamo un'altra opera. Ah, questa qua è la copertina, sono sbagliato, perché? Questa è la copertina del secondo volume, io quando guardo il primo mi sono sbagliato, vabbè. Perché questa qua appunto dalla scheda di Anime Click, quindi mi ero accorto che la copertina è il secondo volume. Volevo vedere la copertina del primo volume, vabbè, tanto. Guardate qua, c'è scritto Devilman 1, Devil Lady, su Lady. Invece questa è la copertina del secondo volume, scritto 2, quindi. Vabbè, tanto, è uguale. Dopo che ho la copertina del primo volume. Vediamo un'altra opera. Mia. Ecco, perché è ingrandita. Ho dimenticato che è ingrandita. Allora, un'altra opera. Qua ci sono un po' 5-6 opere ancora. Mi ci ho posto fatto due live perché sono abbastanza le opere di Godagai. Allora, questo è Zeta Mazinga, scritto proprio così, Zeta, no, Mazinga, Zeta Mazinga, Zeta Mazinga, titolo originale Zeta Mazinga, da Kodansha, è un shonen, da 98-2005 volumi, da pubblicato una divisione da J-Pop e da Corriere dello Sport. Questa è la copertina della divisione, edizione divisione. Trama, allora, eroe d'acciaio da cui tutto è cominciato, la possibilità di tutti i robot.
Una nuova appassionante persona intrisa di misteri e di sorprese. Koji è ormai divenuto l'eroe della scuola, ma ciò che l'attende va ben oltre ogni sfida che un essere umano abbia sino affrontato, uno scontro con gli dei dell'Olimpo. Ma ad affiancarlo c'è un alleato inatteso, il supereroe nato da un dio. L'Olimpo, furioso per il tradimento di Afrodite, decide di inviare i suoi più potenti guerrieri ad abbattere Zeta Mazinger, ma il difensore della Terra nasconde ancora infinite potenzialità, grazie ad armi lasciate da Zeus. Ah, quindi c'è questo miscuglio appunto tra i media, tra la fantascienza, ma c'è anche appunto soprattutto c'è anche la mitologia, insomma. Queste rivisitazioni, queste remake che ha fatto Guggenheim negli ultimi anni, la sua opera classica degli anni 70, ha riscritto le sue stesse opere in modo storie diverse. Può sembrare magari una ripetizione, invece c'è sempre questa genialità appunto del maestro, magari, di riuscire a usare le sue stesse opere, scrivendo in modo sempre diverso, in modo sempre nuovo, come storia. E anche questo si vede la grandezza del sensei, magari. Allora, vediamo. Altra opera, diciamo, se no. Vado avanti. Allora. Ecco, infatti dicevo adesso, è il suo rivisitare questi ultimi anni, ha rivisitato le sue opere principali da rifatte, e questo è un altro, è Shimmer Dante, una delle sue prime opere che ha reso famoso, ha voluto riscrivere un altro, ha titolo originale, Mao Dante, Kamima, Taisen Hen. Kodansha, Kate, Kodansha, Senya, Pubblico Adulto, Azzurri Drammatici, Fantascienza, Fantasy, Horror, Spirituale. 2002-2003, 4 volumi, da noi pubblicato dalla divisa da J-Pop. Questa è la versione J-Pop. Sono J-Pop, la trama. Dante Luther, 19enne genio della scienza che vanta un dottorato in fisica e ingegneria bellica, è considerato l'astro nascente del Laboratorio Scientifico Nazionale, un centro scientifico statale dedito alla creazione di nuove armi ipertecnologiche. Mentre Dante si sta recando al lavoro accompagnato dalla sua assistente, Medusa Gorgon, numerose lingue di fuoco scendono sulla città, rendendo all'istante inutilizzabili tutti i mezzi elettronici e meccanici. Espentose saette di fiamme si materializzano in un essere gigantesco, una forma di energia pura che si autodefinisce Dio, e che vuole imporre agli uomini di sottomettersi a lui, donandogli i loro corpi perché lui, sotto forma di anima, possa infondersi al loro interno. Riusciranno Dante e i suoi amici a contrastare un nemico tanto potente? Basteranno le armi che ha progettato e creato in questi anni a sconfiggere un nemico che si definisce il Signore dell'Universo? Quindi questa è la trama. Demo e Morse ambientato nel futuro. Divinità, anche questo sempre, questa commistione tra appunto tra fantascienza, fantasy e anche mitologia, che c'è sempre stata nelle opere appunto di Kodagai, che anche io porto alla fine è sempre un topos, anche una visitazione di topos tradizionale dei giganti, quindi la mitologia, questi esseri soprannaturali, quindi è riuscito a trasporre appunto le idee della mitologia classica qualcosa di moderno usando appunto la tecnologia, quindi e creando appunto questi mecha, appunto questi grandi robotoni che combattono, e ci sono dei mecha dalla parte del Marvel, insomma, sono sempre questi miti, una rivisitazione in chiave moderna dei miti classici. Miti classici sia nostri occidentali ma anche orientali. Allora, ecco, questo è Katia, questo è un altro, sempre un altro remake delle sue opere classiche, sue opere dell'inizio della prima parte della sua carriera di Guggenheim. Questi ultimi anni ha deciso di rivisitare le sue opere più famose, e questa è un'altra, Cutioni 21. Allora, titolo originale, Cutioni Tenyo Densetsu, in inglese Cutioni The Angels Legend, cancellatrice Utabasha. È un segno pubblico di azione e combattimento,
dimensionale erotico, rispetto, c'è autismo, 7 categorie, sempre poi autismo, è del 94, sì, scusate, del 2004, 9 volumi, è edito anche in Italia dalla Divisione, infatti questa è la copertina della Divisione, della edizione Divisione. La trama, dice, continua un'avventura di Assassin Cyborg Cutioni, una delle creature più popolari di Konagai, al pari di Devilman e Mazinga. Stavolta l'azione si svolge ai giorni nostri nel 2005. La polizia non è in grado di tenere testa ai continui attacchi terroristici della misteriosa setta Panther Claw, alla quale appartengono creature mostruose provenienti dal futuro, comandate dalla perfida Sister Jill, sacerdotessa di Panther Zora. Fortunatamente la provocante investigatrice privata Saiko Ayami riesce a tenere testa all'organizzazione, risolvendo gran parte dei casi anche grazie all'aiuto di Cutioni, che la protegge sotto le mentite spoglie dell'assistente Hisashi. Appunto, questa è una delle altre personaggi appunto, che interpretavo, la Gaeta più famosa, appunto, insieme a Devi per Mazinga, c'è cioè Cutioni, questa eroina, appunto, Cyborg, che ha molto di. La parte appunto ecchi, la parte più erotica delle opere di Konagai. Avanti, vediamo un po', ecco qua un altro, più, questo è interessante, questo è un po' interessante, un crossover per così dire, insomma, un'opera miscellanea, un'opera, vediamo che trovo la scheda. Allora, Dynamic Heroes, un po' sulla falsina di quello che stanno facendo nell'universo Marvel in America, quindi questo è tipo la Lega, adesso non so come si chiama, però che non sono appassionato proprio di fumetti americani, quindi non sono proprio molto, come dire, informato di quel tipo di cose, però insomma è. Questa è un'opera che si accetta un po', si assomiglia un po' a quelle opere dei combattiti delle squadre di supereroi che fanno nei fumetti della DC Comics e della Marvel. Quindi si va in queste squadre di supereroi. Quindi Konagai ha fatto anche questa opera. Altri titoli in Manga Heroes Crossover Collection Dynamic Heroes. Il titolo è così. Aperto in calci, cos'è? Dai. Dynamic, infatti, io l'originale. Casitrice Kodansha, Konagai, però disegno e storia Konagai scritto anche insieme a Kazuhiroshi, disegni e storia. Quindi è stata fatta a quattro mani, l'opera. Lo Shonen, azione fantascienza mecha del 2006, quattro volumi. Pubblicato dalla J-Pop, però, pubblicato anche da Divisor, che questa è. Questa è l'edizione della Divisa, quindi qua non c'è scritto, però. Allora, vediamo la trama. Devilman, Goldrake, Getter Roo, il grande Mazinga e Cautionia si ritrovano coinvolti in una guerra sui più fronti contro un feroce nemico venuto dallo spazio e la micidiale alleanza tra Panther Claw e la stirpe dei demoni che tutti credevano sconfitta ed estinta. All'estero dice che spaziale viene rilevata alla vicenda di Goldrake in viaggio verso la Terra. Ma anche se al suo interno si trova Maria, di Arcturus e Terror Robocorte che nessuna traccia. Chi è il misterioso nemico, ancora più feroce e spietato degli alieni di Vega? E perché Panther Claw e la rinata stirpe dei demoni si sono unite per capire Cationi? Quindi questa è la trama. Tutto, come dicevo, è tutto un crossover, un mischiare, se fai una storia sua. Quindi è abbastanza interessante come storia, insomma, deve essere molto divertente come opera. Sto vedendo copertine, vedo copertine molto colorate, con tutti i vari personaggi, appunto i vari eroi, prima Mazinga, Getter Roo e Devilman, appunto, cioè. Mazinga Gold e Devilman. Quindi la copertina. Come ti aprivo. E quindi qualcosa di interessante, di diverso dal solito, insomma. E
e opere di Kodagai, quindi appunto questa commistione tra i vari personaggi e le sue opere dell'universo di Kodagai. Allora, l'altra opera è questa, e questa dovrebbe essere un'opera che è inedita da noi. Guardate questa copertina originale. Allora, questo è. Lo trovo. Ecco qua, questo è Kikuchi Enma. Ti do il nome, Kikuchi Enma, Devil Prince Enma, da Kodansha, Senior Pubblico Adulto, Combattimento Ecchi Horror, 4 anni 2006, un volume inedito, puntuale inedito, non è mai uscito, tutta questa copertina originale. La trama dice manga narra avventure dell'ormai cresciuto Emma Kuna. E basta, come trama un po'. Emma sarebbe il dio degli inferi della cultura giapponese. Quindi la ragazza è cresciuta e racconta le sue storie. E quindi la trama è così, non c'è altro da dire, a parte che è solo un volume, quindi l'opera non è molto ampia come a livello narrativo. Abbiamo creato c'è, e questa è un'altra roba appunto di quelli inediti, e le ultime sono quasi tutte inedite perché ancora non sono state fatte da noi, pubblicate. Allora, vediamo un po' cos'è questo. Gekiman. Gekiman. Chiamo, ti dice anche Gekiman. Della Nihon Geisha, la direttrice. Un seinen, commedia slice of life storico, del 2010, 6 volumi. Se vuoi, però qualcosa da noi annunciato dovrebbe uscire dalla J-Pop, ancora non è uscito, ancora non credo sia uscito, è annunciato. Vediamo cosa parla. Trama autobiografia fittizia a fumetti del noto mangaka Kodagai. Autobiografia fittizia, interessante, cioè lui si è fatto un'autobiografia di se stesso. Infatti questo qua dovrebbe essere lui, questo qua vedete al centro che c'è, infatti c'è il pennello, questo è Kodagai. E tutti i vari personaggi delle sue opere, quindi li si vede tutti. I vari personaggi, i Devi, Mercurioli, Mazinga, tutti i vari personaggi che ha disegnato. Kekkoukamen, insomma, tutti i vari personaggi. Quindi è molto divertente come opera. Se è proprio completata, quindi speriamo che la pubblichino presto. Quindi la J-Pop è pubblicata. Adesso non so quando uscirà. Vediamo che altro c'è. Devilman Saga, questo è un altro punto. Quelle opere che ha fatto in questi ultimi anni. Allora, vediamo dov'è la scheda. Proprio. Siamo quasi arrivati, abbiamo quasi finito. Per ora. Kodagai ha terminato, insomma, queste opere. Siamo arrivati proprio alla luta che ha fatto fino ad ora. Allora, Devilman Saga, Shakukan, casa editrice, Seinen, questo è un Seinen. Sempre ecce fantascienza guerra, dal 2012 al 2020, 13 volumi, completato in parte da noi in corso, io stavo stampando adesso in Italia, la J-Pop. Trama, mi trama bella corposa. Aveva presentato come capitolo finale Devilman e quindi i continuiti con la serie originale. Devilman Saga, ambientato nel 2025, quando il giovane ingegnere di robotica Yuki Fudo viene coinvolto nella compagnia per cui lavora, con la The Far Inc., la più grande azienda mondiale di produttori di armi, nello studio di un'avanzata tecnologia di almeno 2 milioni di anni prima, emersa dai ghiacci dell'Antartide sciolti in seguito al surriscaldamento globale del pianeta. L'incredibile scoperta è accompagnata dal ritrovamento di un inquietante murale raffigurante una battaglia tra angeli e demoni che potrebbe portare a riscrivere la storia del genere umano. Fudo fa la conoscenza di Tsubasa Shiranui, una pilota giapponese dell'aviazione militare americana inviata a ascoltarlo presso il centro di ricerca della società e dell'amministratore delegato della stessa, Ryo Asuka, un ermafrodita, che apparentemente Fudo sembra aver già incontrato molto tempo prima, forse addirittura in un'altra vita. Ah, quindi questo dovrebbe essere appunto il capitolo finale di Devilman, quindi la finale della storia di Devilman. Mi vedete che ci ha messo riferimento, appunto, dice qua, dove dice quel pezzo, l'Antartide è sciolto in seguito al riscaldamento globale del pianeta, quindi c'è
E vabbè, dico, magari appunto, a parte se abbiamo uno sguardo un po' pensare se su qualcosa di fantascienza, di intrattenimento, invece dietro c'è anche una critica sociale, quindi parlare anche dei problemi che affliggono il mondo odierno, quindi questo è anche il bello dei manga, dei fumetti in generale, anche fumetti non solo giapponesi, ma anche certi fumetti che vengono scritti anche qua in Occidente, non tutti però. In Giappone c'è più attenzione a queste cose, ma anche da noi ci sono autori che, con, si può dire tra virgolette, la scusa, però insomma, la cosa di plot, il là, nel descrivere, raccontare una storia, con la maniera di raccontare una storia, dietro oltre a fare intrattenimento, si cerca di fare anche qualcosa di più, quindi di veicolare un messaggio, di spiegare qualcosa in più anche per i giovani, insomma, che oltre a divertirsi imparano magari comprendo la complessità del mondo odierno, quindi anche dei pericoli che ci sono nel mondo odierno, quindi in questo caso anche dei problemi che il mondo ha sui riscaldamenti globali, inquinamento e varie cose. E secondo me è sempre bello queste cose che fanno questi artisti, questi autori che non fanno solo appunto semplice intrattenimento, ma le opere, cercano di veicolare dei messaggi più profondi. E queste sono le opere, secondo me. Quello che ci sono anche dei tavoli a colori, abbastanza belle. I fumetti, gli ultimi disegni appunto di Guaragai, questi ultimi anni appunto sono, hanno sempre quell'impronta, appunto, come dicevo prima, dei originali anni 70, però si vede che sono molto, molto più a passo con i tempi. Sei riuscito, appunto, questo autore, appunto, per quello che è un grande autore, anche perché è riuscito a modernizzarsi anche nel disegno, sempre restando fedele al suo modo di fare, di disegnare le storie, però dando quel tocco in più di modernità, per essere più vicino agli stili anche del disegno degli ultimi anni. Allora, ultima opera, penultimo credo. Comunque siamo arrivati quasi alla fine. Questa è una di quelle che ancora sono inedite. Allora, vediamo se la trovo. La scheda. Allora, questo è Grandize Giga. Grandize Giga. Ah, il originale appunto Grandize Giga è Akita Shoten, casa editrice. È un seinen, anche questo è sempre fantascienza mecha e ecchi e azione. È sempre un po' di ecchi nelle storie di Guanagari. È 2015, due volumi, completato anche da noi, da J-Pop, però la copertina italiana non l'ho trovata. Questa infatti è la copertina originale. La copertina, quella da J-Pop, non l'ho trovata. Vediamo la trama. Daisuke è lo studente più popolare della scuola e ospite nella fattoria della famiglia Makiba, quando viene trascinato nel bel mezzo del conflitto da Maria, un androide che l'ha privato dei ricordi e si spaccia per sua sorella in modo da proteggerlo da vicino e in vista di questo momento. Riacquistata la memoria, Daisuke riprende la sua identità segreta di Luca Fritt, principe del pianeta Fritt, e si prepara a pilotare il Grandizer, l'ultimo baluardo contro l'impero di Vega e i suoi terrificanti bersaglieri. Appunto, anche questo è nato sempre il remake delle sue storie, le storie tradizionali, cioè nel senso le storie del repertorio appunto di Guanagari, quelli che ha scritto negli anni 70, e questi sono remake, però infatti sempre qualcosa di diverso, di nuovo rispetto agli originali. Quindi si può dire che anche questi sono originali, sono remake, però o anche dei reboot in certo caso, quindi delle scritture delle storie originali. Allora, proprio questo, credo che abbiamo finito, ma ce n'è rimasto un altro. Dovrebbe esserci un'altra opera, vediamo un po'. Ecco sì, infatti questa è l'ultima. Questa è l'ultima, Kogasha. Titolo originale, Maboshi Sen Tanhenshu Osutoraria, 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 Osutoraria Ga,
Isako Kogasha, Kitō Wotoku, quindi Kogasha, della Kodansha, storia di Konagai e anche di Dynamic Pro, un altro autore. Seinen, Azione Raccolta, nel 2017, due volumi. Hanno pubblicato appunto la J-Pop. Allora, dice racconta di storie brevi pubblicate in due volumi per celebrare i 50 anni di attività dell'autore. Ecco, 50 anni di attività. Nel 17, quindi è un po' più di qualche anno fa, insomma. È l'ultima opera che ho trovato. È edita appunto di Konagai. E qui con questo abbiamo finito tutte le opere di Konagai. Le opere sono manga. Perché dopo ci sono appunto le opere anime, quindi. Quando farò le serie che parlerò degli anime, allora potrò riprendere e parlare anche di Konagai e parleremo delle opere anime di Konagai, che poi alla fine sono sempre queste, perché sono le stesse, che non tutte quelle che abbiamo visto, però insomma sono sempre Mazinghe, quindi Kationi, Devi, ma insomma sono queste qui che sono state appunto prima fatte in manga e poi trasposte in anime. Però dopo vedremo quando farò, parlerò anche degli anime in modo più particolareggiato. Con questo abbiamo finito. Abbiamo finito Konagai. L'opera di Konagai. Allora, come ho detto all'inizio, scusate, come ho detto all'inizio, le prossime 2 settimane si sposta il palinsesto, quindi non farò più martedì e giovedì, ma lunedì e venerdì. Solo per 2 settimane, dopo ritorniamo come al solito sempre a martedì e giovedì. Quindi per oggi, per questa settimana, è sempre uguale. Settimana prossima e giovedì prossimo continuerò con le lezioni di giapponese, che per chi più mi sta seguendo, sto facendo gli aggettivi numerali e adesso devo cominciare a fare gli ausiliari numerali, mi raccomando, un po' complesso, un po' lungo, però spero di farlo tutto nella prossima lezione, appunto dopo tutti i vari singoli. Per chi mi ha seguito sa di cosa sto parlando, che appunto gli ausiliari numerali che servono appunto per collegare, per contare, perché già poi quando si conta solo il numero e la cosa, ma ogni singolo oggetto c'è un ausiliario che va attaccato al numero, quindi cambia il numero secondo quello che si conta. È una cosa un po' lunga da spiegare, per chi è interessato lo spiegherò bene giovedì prossimo. E quindi niente, per i manga, per gli anime, ritornerò settimana prossima e a lunedì, però ho detto a lunedì, dopo metterò sul canale, sulla pagina Facebook, metterò l'annuncio che faccio appunto questo spostamento di giornata, perché ho degli impegni per 2 settimane, quindi non posso fare la martedì giovedì, ma farò allora a lunedì e venerdì. E la prossima settimana, già ve lo dico, comincio a parlare del grande, il più grande autore manga in assoluto, che è Osamu Tezuka, il dio del manga, appunto così detto. È quello che ha creato, appunto, che ha dato slancio definitivo ai manga, al fumetto giapponese, in assoluto, partendo dagli anni 50 in poi, quindi il grande maestro di tutti. Di tutti i manga che sono venuti dopo, quindi è stato il primo, il grande, più grande in assoluto. E appunto per questo le sue opere sono tantissime. Le persone di Marco Matisanza, ve le dico, sono più di 150, quindi ce n'è da parlare. E parlerò sempre solo dei manga. L'anime no, perché lui ha fatto anche gli anime, quindi ha fatto vari anime, sia serie che film di animazione, quindi è considerato appunto il Walt Disney giapponese, quindi ha fatto tantissime opere. E appunto parlerò delle sue opere per 6 settimane, che ho fatto, ho diviso tutte le sue opere, quindi ne parlo di 25 opere alla volta, quindi ho trovato tutte le varie cose. Alcune sarà anche difficile trovare la trama, perché sono alcune opere molto vecchie, un po' si riesco a trovare qualcosa. O comunque la copertina, trovate, faccio vedere la mia copertina. E niente, sono tantissime opere di cui parlare, quindi del grande Osamu Tezuka. E appunto parlerò di lui la settimana prossima, quindi a lunedì, raccomando, per 2 settimane, lunedì dopo faremo a martedì. E niente, ora un attimo che risparmio un attimo i link,
giusto per il link appunto che vuole appoggiarmi può appoggiare a questo canale o acquistare il mio libro di aforismi, poesie e disegni grafici, trova su Amazon solo 5 euro, e poi appunto per avere notizie può seguirmi sui vari canali, i vari social, su YouTube, Facebook e Instagram. Iscrivetevi magari al canale, alla pagina YouTube, così avete sempre aggiornato quando faccio live. Io sono la mattina del giorno stesso che faccio live, metto sempre un messaggio sulla pagina Facebook, quindi da lì saprete che quel giorno io farò live. E niente, allora ci vediamo appunto giovedì, per chi vuole seguire lezioni giapponesi, che presto comincerò a pubblicare tutte sul canale YouTube, così potete recuperare chi non ha visto, perché appunto qui su Twitch dopo un po' di tempo scompaio, quindi sono andate tutte perse, ma io le ho salvate tutte, quindi le pubblicherò tutte su YouTube, così potete vederle lì quando volete, e potete anche commentare, anche se sarebbe meglio se mi seguiste in diretta, così potete parlare anche direttamente, però potete anche mandare messaggi lì sulla pagina, appunto sul video, commentare il video, e se c'è qualcosa che non capite lo potete domandare, io cercherò di rispondere. Insomma, a quando riuscirò a pubblicare tutto, quindi pareggio, già sono arrivato appunto, la vostra sarà la 20ª lezione, quindi devo pubblicare tutto. E niente, allora ci vediamo appunto giovedì prossimo, e poi la settimana prossima ci vediamo lunedì, mi raccomando lunedì. Allora ci sentiamo alla prossima, un saluto a Tokubaki.